Prego. Prego, prego. Buon, sì, sì. Buonasera mister, tanto complimenti. Grazie. Partita come lo aspettavate, no? Una giornata che ha cercato di tenere il fronte alto, ma voi insomma l'avete aspettata e l'avete colpita con un Eurogol, insomma. Sì, sì, la partita che ci aspettavamo, i ritmi soprattutto del primo tempo non erano altissimi, noi lo sapevamo che venivamo da una partita, come aveva detto il mister nella conferenza, che ci aveva tolto tante energie per la tipologia di partita che è stata col Genoa, però la squadra al primo tempo è stata giusta e in quei momenti di difficoltà è riuscita a sopperirli da squadra nel modo di comunicare, di difendere. E poi nel secondo tempo credo che potevamo sfruttare diverse occasioni per chiudere la prima, però non abbiamo corso grossi rischi, quindi nel complesso è una partita che ci soddisfa sia nel risultato che nella prestazione. In ottica quarto posto si era parlato alla vigilia di 5 punti in 3 partite, adesso è già arrivata. Sì, sì, noi oggi era un altro step per noi per consolidare sia i playoff e il quarto posto, quindi questi 3 punti sono fondamentali, consolidano una mentalità di questa squadra che ormai è consolidata ampiamente. Sappiamo che comunque c'è da andare a migliorare come sempre e niente, ci prepariamo adesso per la prossima. Un'altra vittoria da allenatore, da primo allenatore, cosa significa per te, cosa trovi? No, vabbè, io al di là di tutto, di tanti pensieri che si facevano a inizio anno sulla mia posizione, credo di essere stato leale come lo so sempre stato nella mia vita e sono contento per la squadra, sono contento che il mister, che ha portato una mentalità incredibile a questo club, ha creato un senso d'appartenenza in tutta la città di Bolzano e questo mi ha permesso di fare un'ulteriore esperienza importantissima per la mia carriera, quindi ringrazio il mister, ringrazio il club e per me è solo un'opportunità per migliorarmi. Grazie mister. Mister, il Genoa è rimasto fuori Curto, no? È giocato dei gol dietro dei 4, oggi avete cambiato, tomato Curto, da cosa sono dipende queste scelte col Genoa e oggi cambiare dietro? Penso che l'abbiamo, il mister soprattutto poi l'ha ragionata sul fatto di volere gamba all'inizio e il secondo tempo con i ritmi caldi, avere uno come Rover che poteva attaccare gli spazi in maniera importante e cattiva e quindi che i ritmi si abbassavano ulteriormente, quindi l'ha valutata così, tenendo presente anche che loro potevano giocare con Falletti e Parti di Pilo come due trequartisti, tenere magari Marco un po' più stretto e aiutarlo con De Col. Quella è stata la valutazione iniziale per poi sfruttarla in altra maniera nel secondo tempo. Posto? Posto? Grazie, buon lavoro.